tutti da Vittorio e benvenuti in questo Good Morning Lazio. Martedì ci avviciniamo a Lazio-Inter, anzi Inter-Lazio, partita complicatissima per la Lazio perché qualcuno si interroga. Io non credo che vedremo l'Inter che abbiamo visto contro Sassuolo, ma piuttosto l'Inter che abbiamo visto contro Frosinone. I nerazzurri non faranno regali ai biancocelesti. E quindi sarà una partita difficilissima. Da segnalare che mancherà Romagnoli per squalifica ed è un'assenza pesante perché speriamo di recuperare Hila, però là dietro siamo messi numericamente male. Lo sappiamo dall'inizio, la Lazio ha solo 4 difensori centrali, quindi basta un infortunio, una squalifica per andare in difficoltà. Ma non voglio parlare già adesso di Inter e della sfida di domenica, no. Voglio prima tornare un po' sulla vicenda stadio perché sono usciti ieri delle dichiarazioni dell'assessore onorato che avrebbe dichiarato, anzi c'è il video, quindi ha dichiarato a Lazio Style Channel che ha visto il progetto dello stadio Flaminio e lo trova bellissimo e che però vuole lasciare prima la presentazione all'Otito. Un altro segnale molto incoraggiante, un altro segnale molto importante. Perché alle parole di Claudio Lotito seguono quelle del Comune di Roma, quindi la conferma che effettivamente questo progetto è stato consegnato, è stato visto almeno dal Comune di Roma. E l'assessore allo sport mi sembra qualcuno veramente motivato, intenzionato a fare le cose. Abbiamo visto, non so se siete di Roma, ma nell'ultimo mese è intervenuto su varie situazioni legate allo sport a Roma e questo fa piacere dopo tanti tanti anni di immobilismo. Non so se sapete, il football club l'Orange è stato chiuso, adesso ha annunciato dei lavori al centro sportivo Artiglio, che era un centro storico di Roma, e quindi il comune si sta muovendo. Ecco, speriamo che si muova anche per lo stadio Flaminio, che questo progetto venga approvato, presentato, approvato e messo in opera il prima possibile. Qualcuno ieri, commentando il mio video, mi ha detto: il problema sono i soldi. Ma io credo che quello è sicuramente un problema, ma non insormontabile. C'è il credito sportivo creato apposta per questo, per strutture creare, a modernizzare o creare da zero strutture sportive. Credito sportivo che la Lazio può sicuramente utilizzare. C'è il Comune di Roma che io credo che aiuterà la Lazio, magari con sgravi o con investimenti concreti, però credo che il Comune interverrà, sicuramente aiuterà la Lazio. E poi c'è la possibilità di sponsorizzazioni. Ripeto, lo Stadio Flaminio al centro di Roma, credo che se la Lazio sarà brava ci sarà la fila di sponsor disposti ad aiutare la Lazio per costruire quello stadio. Per cui non credo che il problema economico sarà il problema principale. Ripeto, il problema è approvare questo progetto e iniziarlo il prima possibile. E devo dirvi che ormai sono quasi 3 anni che parliamo di questo sogno Stadio Flaminio e ci sono stati tanti alti e bassi. Ci sono momenti in cui veramente ero convinto che la Lazio fosse vicina a presentare il progetto, altri in cui avevo la sensazione che invece Lotito ci avesse preso in giro. Adesso devo dire che è un momento in cui sono molto fiducioso, sono convinto che la Lazio presenterà un progetto serio e che il Comune intende approvare questo progetto, però è anche vero che con la politica non puoi mai sapere, può cambiare il vento da un momento all'altro, quindi prima si presenta, prima si inizia a autorizzare questi lavori e meglio è. Però devo dire che siamo veramente, l'impressione che siamo veramente vicini dopo tanti 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 anni di attesa, e questa potrebbe essere una svolta per la Lazio come società importantissima. Ripeto, dei grandi club italiani, solo la Juve ha lo stadio di proprietà e abbiamo visto come ha inciso sui ricavi della Juventus, soprattutto i primi anni. Quindi immaginate quello che potrebbe fare alla Lazio con lo stadio di proprietà al centro di Roma. Questo è sicuramente un fattore importante che potrebbe cambiare veramente il futuro della Lazio. Voglio anche tornare sulla vicenda Luis Alberto, perché sembra che Luis Alberto abbia avuto venerdì un litigio con Tudor. Tudor non era contento del rendimento, della prestazione in allenamento di Luis Alberto. Gliel'avrebbe detto, Luis Alberto si sarebbe arrabbiato per i vari
rimproveri dell'allenatore, da là sarebbe nata una discussione e Luis Alberto sarebbe stato messo fuori dai convocati per domenica. Ecco, devo dire che possiamo avere dubbi o considerazioni diverse sui Cortutor, ma questo è un segnale positivo, un po' quello che ci aspettavamo da Maurizio Sarri. Bisogna essere onesti, Sarri l'ha fatto fino a un certo punto. Io ho avuto l'impressione che Sarri ha iniziato con questa idea di far rispettare le regole, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto, non lo so, non so se ha mollato, non ha avuto più la forza di combattere, eccetera, però non è stato più così. Se andate a vedere nei primi 2 anni di Sarri, Luis Alberto spesso è finito fuori, è finito in panchina, eccetera. Nel terzo anno, invece, Luis Alberto era titolarissimo e questo, secondo me, ha avuto un impatto sul rendimento della Lazio e anche un segnale allo spogliatoio. Ecco, il segnale che Tudor manda è che non si guarda in faccia a nessuno, che se in allenamento non ti alleni bene, finisci fuori. Possa tu essere Pellegrini o Luis Alberto, non guarda in faccia a nessuno e questo è un segnale importante. Anche perché, e l'ho detto nel video di ieri, no? Contro l'Empoli la Lazio non ha giocato bene, ma hai vinto la partita perché la quasi totalità dei giocatori hanno lottato su ogni pallone, hanno combattuto e alla fine, anche senza giocare bene, anche senza giocare in calcio esaltante, ha portato a casa 3 punti. E questo può succedere, ma il combattere è questa la cosa importante. Se tu non ti alleni bene, ti alleni con la giusta motivazione, poi in campo non riesci a lottare su ogni pallone. Ecco, Tudor, mettendo fuori Luis Alberto, ha mandato un segnale agli altri. O vi allenate al 100% o state fuori. E con l'Empoli abbiamo visto il risultato. Adesso la cosa importante è continuare così. Quindi non è che Luis Alberto contro l'Inter deve rientrare. Bisogna vedere se torna ad allenarsi bene. Ed è questo un messaggio importante. Perché io, ripeto, questa rosa secondo me non era così scarsa come dice la classifica attuale. Secondo me la rosa della Lazio era valida, per me è più forte della Roma, per me se la può giocare col Bologna e l'Atalanta. Il problema è che certo, se Luis Alberto va a fare la scampagnata anziché giocare la partita, se Ciro Immobile non segna mai perché è convinto di essere il fenomeno, le perdi le partite e le perdi anche male. Io ho avuto l'impressione più volte di una squadra che non ci volesse mettere il minimo impegno, di una squadra che tutto sommato scendeva in campo giusto per fare un favore. Penso a Salernitana Lazio, penso anche a Atalanta Lazio, dove siamo stati massacrati. Insomma, ci sono tante partite in cui la Lazio non ha lottato, non ha combattuto. Anche Monza Lazio, secondo me, non è stata una bella prova. Ecco, spero che questo sia il vero cambiamento di Igor Tudor, che dal punto di vista del gioco ogni tanto ci ha lasciato un po' interdetti, ma deve mandare un segnale. Dobbiamo avere una Lazio dove tutti giocano col coltello fra i denti, dove se non ti impegni vai fuori senza problemi, puoi essere anche Messi, perché poi alla fine secondo me è questo che ha fatto la differenza negli anni della Lazio, ovvero abbiamo perso partite contro piccole perché i giocatori della Lazio le affrontavano come se fossero amichevoli, mentre poi alla fine sono quelle che ti fanno la differenza, perché se tu portai a casa i 3 punti contro la Salernitana, adesso eri praticamente in Champions, eri sopra la Roma a un punto dall'Atalanta. Se aggiungi i 3 punti persi contro Lecce, 3 punti persi contro Genoa, 3 punti persi contro Salernitana, siamo 9 punti più in campionato. E vedete dove sta la Lazio con 9 punti in più. Aggiungiamoci anche la partita contro il Monza, dove la Lazio incredibilmente era avanti all'86esimo per un regalo del Monza. Ecco, porti a casa 3 punti anziché uno. Adesso è tutto diverso. Sono quelle partite che hanno fatto la differenza, quelle partite in cui i giocatori della Lazio non hanno lottato su ogni pallone. Ecco, la cosa che chiediamo a Tudor è quella di trasformare questi giocatori che secondo me hanno qualità in combattenti. Il segreto dell'Inter è che anche quando giocava male davano tutti il fritto. La Lazio non lo possiamo dire spesso che è successo. Purtroppo quest'anno la Lazio non ha lottato in ogni partita. Lo scorso anno in quante partite la Lazio ha vinto 1-0 di tigna, difendendo con i denti, senza subire gol, facendo cose incredibili pur di non subire gol? Tante. Quest'anno no. Quest'anno spesso i gol erano regali nostri, perché
spesso le partite si perdevano per disattenzione, spesso non riuscivamo a segnare perché volevamo fare il tocchetto di classe anziché spaccare la porta. Ecco, io spero che con Tudor questo cambi, che con Tudor vediamo da ora in poi una Lazio cattiva in ogni partita. Poi non è che se giochi un coltello fra i denti le vinci tutti, però io credo che questa rosa abbia delle qualità. E che se aggiungiamo alle qualità la cattiveria, sicuramente questa squadra fa meglio del sesto posto, può sicuramente lottare per la Champions League. Questo ovviamente è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivimi, metti qua sotto e mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con gli amici.